Aldo Fierichiano, è difficile commentare una sconfitta del genere a fronte di una prestazione senz'altro positiva, una serata amarissima, direi. Ma avrei preferito giocare male e portare a casa almeno un punto. Detto questo, però, la nostra salvezza deve passare per prestazioni come queste, limando quei piccoli errori che abbiamo fatto oggi, che ci sono costati carissimi, sia dietro in quell'azione particolarmente, un paio di cose, ma poca roba, e davanti che insomma abbiamo tirato tante volte in porta, compreso il rigore, senza riuscire a segnare con occasioni favorevoli. Quindi diciamo che ci possiamo rammaricare. Dobbiamo migliorare nella fase realizzativa, però credo che con questo spirito, con questa dedizione dei ragazzi, insomma, non saremo sempre così, non voglio dire sfortunati, perché la sfortuna, la fortuna io la considero poco, però siamo un pochino imprecisi, che ci ha penalizzato stasera oltremodo. Credo che meritassimo almeno un pari, questo credo di poterlo dire senza essere almeno smentito. Poi per il di più magari quegli altri non saranno d'accordo, noi Certo, faremo le nostre considerazioni, però ha da fare un appunto specifico alla squadra, magari appunto il rigore può capitare, però quelle troppe occasioni tante fallite. occasioni, quella palla in uscita che abbiamo modificato, che io non voglio che venga portata, è un errore che non dobbiamo commettere. Poi se ne possono fare altri, magari anche più gravi in altre situazioni, ma in quella situazione dovevamo uscire meglio. Poi la bravura di Regoli ha fatto il resto, insomma. Da dietro è stato testimoniato come era abbastanza plausibile che nessuno vuol mollare, soprattutto visti i risultati odierni. Ah, bello così. Sarà insomma vincente come corsa salvezza. Peccato, perché oggi noi meritavamo di fare qualche punto, e fare qualche punto oggi insomma ci poteva consentire di guardare le prossime gare con un po' pizzico in più di serenità. Serenità che ci deve venire dal fatto di aver fatto una prestazione molto buona, e che se ripetuta fra 10 giorni col Cannara, credo che insomma non sempre ci potrà andare male, ecco. Però ecco, sembra una mentalità cambiata rispetto insomma a qualche settimana fa, e questo, come ha detto lei, può far ben sperare, almeno da questo punto di vista. Secondo me ci mancano dei punti da quando sono arrivato io, due ad Arezzo per esempio, e oggi un punto direi, ecco, senza esagerare. E buone prestazioni in serie, con una crescita direi, perché oggi comunque abbiamo fatto meglio in fase di costruzione, quindi la crescita è costante, mi conforta. Un po' mi fa arrabbiare. È un po' mi preoccupa il fatto che in una situazione dove abbiamo creato così tanto, dove abbiamo fatto bene, abbiamo limitato il Poggi Bonsi, poi andiamo a casa con 1-0 e quindi un pugno di mosche. Grazie, mister. Prego.